Ci troviamo nel primo refettorio del convento di San Giovanni Rotondo, perché poi, come sappiamo, i frati passarono a un altro ambiente molto più grande, perché il numero dei frati non venivano sufficientemente sistemati in questo refettorio. Alle mie spalle c'è l'immagine, la foto di padre Benedetto da San Marco in Lamis, confessore e direttore spirituale di Padre Pio. Padre Benedetto conosce per la prima volta a San Marco la Catola il giovane studente Frappio. Poi padre Benedetto diventa provinciale. E da allora diventa addirittura ufficialmente il direttore spirituale di Frappio, che poi diventa sacerdote, abbiamo Padre Pio. È direttore spirituale di Padre Pio fino al 1922, quando, per ordine del Sant'Ufficio, deve sospendere la direzione spirituale di Padre Pio. E così avvenne. Certo viene l'interrogativo, ma perché il Sant'Ufficio divide il direttore spirituale dal suo assistito, dal giovane studente, sacerdote, che voleva seguire la spiritualità di Padre Benedetto. E su Padre Pio si dicevano tante cose, e molte cose negative che venivano attribuite alla inefficienza della direzione spirituale del Padre Benedetto, per cui fu allontanato. Però adesso entriamo nel tema che riguarda i nostri giorni, perché siamo nel mese dei defunti, il mese di novembre, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e anche oggi parliamo della importanza dei suffragi. Come si sviluppa in Padre Pio questa grande devozione verso i defunti? È stata una cosa molto semplice, perché i ragazzi apprendono quello che svolgono i grandi, quello che svolgono gli adulti. E quindi Padre Pio assiste le funzioni per i defunti nella parrocchia, assiste e partecipa ai canti melanconici per i defunti. E quindi la sua psiche, la sua anima si carica di questa spiritualità a favore delle anime purganti. Tant'è vero che quando diventa adulto, diventa a sua volta padre spirituale, e aveva tanti devoti che lo cercavano, diceva: dobbiamo svuotare il purgatorio. Recitiamo il rosario e così svuotiamo il purgatorio. Se facciamo un riferimento ai primi anni della Chiesa, come erano i cimiteri, come li abbiamo noi? Beh, con una certa differenza. Prima di ogni cosa, i primi cimiteri dei cristiani non avevano mai disegni di teschi di defunti, di ossa di defunti, ma avevano il cimitero era una bellissima villa che magari nel proprio interno teneva le terme e aveva anche, possibilmente, anche la sede del Papa che viveva in questo campo santo, un luogo santo. Padre Pio, durante la messa, ricordava sempre i defunti. Difatti, tutti che sanno, specialmente per coloro che hanno partecipato alla messa di Padre Pio, che dopo la consacrazione Padre Pio si fermava per quasi un quarto d'ora
immobile, quasi in estasi, per ricordare tutte le anime del purgatorio. A tutti diceva e raccomandava di pregare sempre per i defunti e in modo particolare pregare con la penitenza, non quella la macerazione, la flagellazione, ma con l'osservanza della parola di Dio.